Allora, eccoci qua che vi faccio vedere e impariamo come piegare la coppetta mestruale prima di inserirla. Ci sono tantissimi modi, io vi farò vedere 10 tipi. Fra questi 10 tipi ci sono 4 che sono quelli più utilizzati e che veramente rendono la coppetta più piccolina per favorire l'inserimento. Iniziamo della piega a forma di C o D ed è quella che trovate quasi in tutte le istruzioni. Quindi prendete i bordi della coppetta, li premete, unite insieme e piegate per metà. E vi viene la forma di C o U e inserite. Ok, la fai? No, devi premere per metà e piegare subito. Ok, fa vedere, hai la forma. Passiamo alla seconda piega, che è quella che noi chiamiamo a tulipano o la punch down. Quindi prendete un bordo della coppetta, premete e la portate in basso, molto in basso. Poi tenete qua premuto e tirate fuori il dito e avete questo bellissimo tulipano. Questa piega piace molto perché rende molto piccolino la fase di inserimento. Falla qua, premi, vai giù. Perfetto. Allora andiamo con la terza piega, che sarebbe quella a labbia. Dunque, dovete prendere questa parte qua del bordo e spingete in basso verso l'interno. Si crea questa forma a labbia e rende ancora molto più piccolina, molto più stretta la coppetta. Se la coppetta è morbidissima, voi le inserite e poi premendo di qua favorite l'apertura. Falla qua. Premi qua. Non spingere verso qua perché fa tensione. Spingi verso il basso e questo pezzettino rimane dentro. Ok, poi si inserisce. Pum. Allora, questa quarta piega è la forma diamante. Premete di qua in mezzo. La coppetta deve essere morbida per lasciarsi andare così. Poi il bordo lo piegate verso l'esterno, qua in basso, e unite queste parti. E vi viene la forma di diamante, però poi portate questi due lati in alto e non mi vieni. Allora, premete qua, portate giù, si uniscono le parti e viene la forma di diamante per inserire. Però c'è chi la fa rendere ancora più piccolina prendendo queste due parti. Poi una volta dentro, se la coppetta è morbidissima, si spinge qua e si apre. Vediamo. Questo effettivamente richiede tanta tecnica, per cui non l'ho mai fatta, non l'ho mai usata, però vedo che magari quelli che sono abituati a farla. Così, vedi.
così rimane la forma per inserirla piatta. Poi c'è chi la piega così. Ok, ed eravamo alla forma di diamante. Poi già quelle che vengono sono molto più semplici, come sarebbe a 7, che semplicemente si preme e si fa la forma di un 7. Qui c'è il 7. Ok. Oppure il triangolo, che si porta molto più in basso. E viene il triangolo. L'origami, non te l'ho ancora fatta vedere, però somiglia molto alla punch down, ma premi soltanto fino qua e poi questa parte la pieghi qua e viene un origami. Questa piace tantissimo anche perché la coppetta è stretta e piatta. Se è molto morbida, ti aiuti premendo qua nella fase d'apertura. Poi c'è per le coppette quelle morbidissime, che almeno non hanno neanche tensione qua nel bordo, c'è la S. Però a me non piace perché veramente la trovo scomoda e non è che sia molto piccola in fase di inserimento, non è che sia piccola. Poi c'è anche la E, scomodissima. Si apre subito e poi per quelle che hanno il bordo morbidissimo c'è la roll-on. Quale hai trovato più facile? La C Però diventa sicuramente. grande. C ed U sì, però guarda. Alle ragazzine non piace molto. Anche il Per quello. tulipano perché è veloce. Il tulipano è velocissima, è piccolissima. E poi la labbia. Può sembrare complicata, però facile farla. Basta che tu sappia fare così all'interno e diventa ancora più piccolina nella Mamma fase di mia. inserimento e non c'è questo triangolo qua in alto che a volte crea la punch down.